Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike Show Show. Siamo tornati con Dragon Ball Z Kakarot. E so che sembrano meme, ma ancora non sono sicuro di voler fare la serie. Però fin quando continuiamo con questo supporto, io ragazzi veramente sono strabiliato, perché la storia di Dragon Ball la conosciamo tutti, eppure stiamo qui ragazzi pronti a scoprire come andrà avanti. Da adesso si inizia la saga dei cyborg, ci porterà poi a quella di Cell, che è lunghissima, forse quella che mi piace di meno. Vi dico che continuerò sulla mia linea, mostrarvi solo le parti più interessanti. Non voglio fare la meme, però insomma ragazzi, continuate a supportarla per continuare insomma insieme questa cosa. E se superiamo i 20.000 mi piace anche per questo video, insomma, continuiamo questa serie. Ma ragazzi, prima di lanciarci nella nuova saga, godiamoci un momento di intervallo, che è proprio un momento di pausa dove possiamo andare a fare tutte le attività secondarie, andare alla ricerca delle sfere del drago. Come potete vedere, io ne ho trovate già 6 su 7, mi manca l'ultima che, come potete vedere, si troverebbe qui nel nascondiglio di Yanko o da qualche parte, solo che sulla mappa non viene indicata. È molto semplice trovarla. Ah, eccola, non è vero, eccola, sta qua. Oh, oh, quindi possiamo andare a evocare il drago Sharon per la prima volta insieme. Questo ve lo faccio vedere ragazzi, perché molti mi avete scritto: Mike, cioè dai video che fai il gioco mi piace, però non so se prendermelo, no? Perché, allora, io ragazzi, come vi ho già detto, non è un gioco da intendere come un vero e proprio gioco di combattimento. Cioè non è un Tenkaichi, non è... insomma, un Budokai di quel tipo. È più che altro un gioco di ruolo, volendo. Prendetelo come un gioco di avventura. E nel momento appunto di pausa, diciamo che la vera formula del gioco esce fuori, perché è esattamente questo. Vabbè, ogni tanto combattiamo con questi pipponi, ragazzi, e c'è bisogno anche di farlo, no? Per affinare le tecniche. Perché alla fine quello che vedete voi nei video sono nient'altro che la storia. Quindi io magari taglio tutti quei pezzi in cui possiamo muovere i personaggi. Tra l'altro guardate Vegeta come è vestito, è fighissimo. E invece in questo momento ragazzi possiamo andare a fare le missioni secondarie, possiamo scegliere il nostro gruppo. Io ho scelto Gohan Junior e Vegeta, che sono poi più forti, ma possiamo utilizzare come support. Ecco che abbiamo pure oh, 23 Yaozi. Che bestia può essere, cioè, non lo so, vabbè. E soprattutto possiamo andare a sbloccare nuove mosse, farli salire di livello. È figo come cosa, ragazzi. È quello che abbiamo visto nella primissima parte del gioco, no? Quindi andate, raccogliete i materiali, potete cambiare zona del mondo. Ci sono dei nemici con un livello un po' più alto, quindi insomma c'è qualche sfida da fare. E poi andate a rivivere e a visitare tutti i vari posti più iconici del mondo di Dragon Ball. Quindi, che ne so, il Santuario del Supremo. Andate dentro la Capsule Corporation, che è molto figo. Vabbè, insomma ragazzi, c'è tanto da fare, ok? Però io non ho mai preso le sfere del drago, quindi questo potrebbe essere un buon momento. Eccola, guarda, è molto semplice ragazzi trovarle, quindi Vegeta, questo potrebbe essere il tuo momento per chiedere al drago di renderti immortale. Vediamo un po' che succede ragazzi. Ecco la lista dei desideri. Voglio affrontare di nuovo Raditz. Voglio affrontare... vabbè, sì. Puoi affrontare di nuovo i nemici in versione più potente. Oppure voglio le sfere Z o voglio tanti soldi. Un po' una pupazzata. Boh, ragazzi, cioè, sono dei desideri un po' del cavolo, però vabbè, ci sta. Mi ricordo che in Budokai 3, che è quello che mi piaceva di più, ragazzi, quando beccavi tutte le sfere del drago... sì, pure lì i desideri erano magari sbloccare una mossa piuttosto che altro. Tanti soldi ragazzi, così prendo degli oggetti che mi permettono di avere un po' più di esperienza. Questa è la nostra prima evocazione, eh. Iniziamo subito il video in maniera un po' diversa, dai. È una cosa che comunque dovete vedere, perché il gioco è anche questo, è soprattutto questo. Questo ve lo dico perché appunto me lo avete scritto in diversi. Allora ho detto, vabbè, allora ragazzi, forse non vi ho mostrato bene qual è l'essenza. Vabbè, ma vaffanculo, 30.000 soldi me li facevo con X. E si ricreano ogni 20 minuti di, insomma, reali, Freeza to no tatakai kara およそ1年半余りの時が過ぎた。孫悟空は未だ地球には戻ってきていなかったが、しかしその平穏も今破られようとしていた。地球に近づく邪悪な気配によ
Dragon Ball Z, arrivano gli androidi! E questa, ragazzi, è una delle sorprese più grandi in assoluto. Se avete vissuto questa storia in blind, diciamo, no? Senza conoscere bene quello che succederà. Io ricordo che quando l'ho vissuta da bambino è stato uno shock clamoroso. Ika, kisamara, tobun janai do. Scouta de sagraren yo ni aruite chikazuku nda. Omae tachi. Anna tsuyui ki o motsu yatsu to tatakatte ite no ka? Jōdan janai ze. Shikazuite itte dou shiyou tte nda? Tu nulla, stai tranquillo. Dattara dou suru? Koko de kusatteru ka? Suki ni shiro. Dou shiyou mo nai no wa minna shitteru nda. Hakkiri itte yarou ka? Kore de chikyū wa owari da. Tranquillo, Vegeta. Dou shite konna koto? Però ragazzi, mettetevi nell'ottica di quello che stanno vivendo loro, no? Cioè, loro hanno sconfitto Freezer e l'hanno sconfitto solo grazie a Goku che si trasforma in Super Saiyan. Goku non c'è più perché non sappiamo che fine ha fatto, no? Se è sopravvissuto. Cioè, abbiamo scoperto grazie al Drago Sharon che è sopravvissuto, però non sappiamo effettivamente dove si trova, perché è passato un anno e mezzo dalla sua scomparsa. E adesso Freezer ritorna, nessuno qui in mezzo ha la potenza adatta per combatterlo, soprattutto perché c'è un'altra aura molto potente insieme a lui, è finita. Stiamo con le chiappe al muro, ragazzi, apparecchia le chiappe piccolo che la ciccia è pronta. Quindi questo Freezer è davvero così forte? No, certo, no, no. Dove cazzo stavi quando Goku ha combattuto per la salvezza dell'universo? Così forte. Porco due. Chikyū ka. Waruku nai hoshi da. Sono Son Goku to ka iu Super Saiyajin ga koko ni modoru made keisan de wa ato 3 jikan. 待つのか、フリーザ。もちろんだよ、パパ。だけど、あいつが来た時、悔しがらせてやりたいから。地球人を皆殺しにしてやるんだ。え、担当者はもうレスペレデルドラゴン。地球人などはどうでもいいが、スーパーサイヤ人だけは必ず生き残れを止めねばならん。どんな手段を使ってもだ。 何か用でもあるのか? 地球人 già ragazzi. お前たちを殺しに来た Giovane misterioso. E questo fu uno shock. Il misterioso salvatore venuto dal futuro. Allora, è figa tutta questa storia, ragazzi, però 殺しに来たって? C'è un po' di buchi. 僕たちを? 片付けろ ほほう、なかなかやるじゃないか 初めから全力でかかってくるんだな 僕は孫悟空さんのように甘くはない 孫悟空? なるほど。貴様もあいつの仲間か。会ったことはない。知っているだけだ。やれやれ。貴様が部下を殺してしまったおかげで、このフリーザ自らが働かなきゃならないよ。誤算だったな。なに?貴様や地球のゴミどもを大掃除するくらい、僕ならあっという間にやってみせるさ。 そうじゃない。僕が言ったお前の誤算とは、スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない。ここにもいたということだ。 Capite ragazzi quale fu lo shock? Oh sì! Preparati a morire, Frieza! E poi ragazzi, fu uno shock perché così capì un po' la storia dietro a questo giovane Trunks, no? Ma
In realtà io da bambino giocai. Non lo facciamo muovere, ragazzi, perché siamo troppo più forti. Però ragazzi, dovete sapere che il mio primo gioco di Dragon Ball è stato Dragon Ball Final Bout. E in Dragon Ball Final Bout, tra l'altro, mi ricordo ancora i trucchi per trovare Goku Super Saiyan 4, che era destra, sinistra, su e giù, destra, sinistra, su e giù, 9 volte triangolo e 10 volte X. E vabbè, insomma, ragazzi, c'erano già tutti i personaggi sbloccati, no? Quindi c'era sto Trunks Super Saiyan. E quindi dicevo, che cacchio è sto Trunks? Solo dopo, ragazzi, poi ho scoperto chi era Trunks in tutti i sensi. Però sapevo che c'era questo personaggio, ma quando ho vissuto la attacco bruciante, boom! È finito Freezer. Oh, 57.000. Vabbè, ragazzi, voglio un po' esplorare le mosse del nostro Trunks, però è devastante, come potete vedere. Maledetto Super Saiyan. Nel cartone lo spaniccia. Questo combattimento non esiste. Bocano. Impossibile. Ok, polverizzati. Beh, qui nel cartone va un po' più per le lunghe, eh? C'è il Recold che lo supplica e tutto il resto, ma rimane comunque una delle scene più epiche in assoluto. Sbaglio o io ricordavo che tutti loro assistevano a questa cosa da lontano, perché poi dopo assistono all'incontro tra Trunks e Goku, ma boh, vabbè. Grande Trunks, che figata. Tra l'altro è uno dei personaggi più amati di Dragon Ball. Quello del futuro, ovviamente, eh. Son Goku-san o demukai ni ikimasu. Issho ni ikimasen? Ragazzi, farò una cosa. Ditemi se volete. Dalle prossime puntate, beh, quindi che potrebbe essere non questa, magari la prossima, beh, insomma, ve lo farò sapere. Voglio andarmi a rivedere prima le scene dell'anime, quindi di come vanno le cose, e poi voglio vedere che cosa cambia nel gioco, così se c'è qualche differenza sostanziale ve la faccio sapere. Perché adesso mi ricordo che tutti assistono all'arrivo di Freezer, lui lo spaniccia e poi arriva Goku. 3 ore dopo, il problema di questa storia, ragazzi, di questa saga in generale, è che introduce i salti nel tempo, ok? Quindi più di una linea temporale, è solo che bisogna seguirla proprio a puntino per non perdersi niente, perché sappiamo Cell, Trunks del futuro, è un po' particolare, ecco. E poi Dragon Ball non è proprio chiarissimo. Comunque, ecco Goku che torna. お、全然知らねえ。それにしてもフリーザたち倒したのは誰だ?フリーザたちもそいつがやったんだ。スーパーサイヤ人になって。あ、スーパーサイヤ人に?ソンさん、実は、お話があります。オラと?なんだよ。俺たちには内緒ってわけか?悪いな。お、し、 ragazzi, adesso possiamo trasformarci in Super Saiyan quando vogliamo, che quando, no, quando vogliamo. Quando vogliamo. ソン様は自分の意思でスーパーサイヤ人になることができますか?うん。最初はダメだったが、今ここでなっていただけませんか?わかった。ん?これでいいのか?で、じゃあ、僕と戦ってください。本気でいきます。わかった。
Ah, combattiamo. Ok, nel cartone, ragazzi, me lo ricordo perfettamente. No, diciamo che c'è solo un piccolo scambio. Anzi, c'è Goku, in realtà neanche si sposta. Becca testa Kamehameha da Goku Super Saiyan. La trasformazione in Goku Super Saiyan sarà molto più utile del Kaioken, che comunque ruba un sacco di potenza. Devo andarmi a informare com'erano i rapporti di potenza a questo punto della trama. Cioè, quanto era più forte Trunks? Eh sì, Goku ha imparato il teletrasporto, ragazzi. Una bella svolta per la trama, eh? Vai, sei finito. Vedete, ho cambiato la storia senza motivo, perché probabilmente nella storia originale Goku sarebbe tornato sulla Terra e comunque avrebbe sconfitto Freezer. すべてあなたの心の。わかった。安心して喋ってくれ。この時代のあなたたちには信じられないかもしれませんが、僕は約20年後の未来から タイムマシンに乗ってやってきたんです。未来から？名前はトランクス。あそこにいるベジータさんの息子です。Esatto, ragazzi, non ve l'ho voluto spoilerare prima, però da adesso in poi, ragazzi, io prenderò per buono il fatto che voi conosciate già la storia di Dragon Ball. Perché, cioè... ベジータ mo? Niteru. Soya. Imakara 2年半後に僕でも そんな話をしに来たわけじゃありません。今のこの時代から 3年後 5月12日 午前12南の都の南西 9キロ地点にある島に 何者だ。いえ、この地球で生み出された、作り上げたのは元レッドリボン軍のマッドサイエンティスト。レッドリボン軍。そうです。軍そのものは あなたがその昔叩き潰したらしいですが、ああ、オラがガキの頃にな、あの時一番悪いやつも倒したから。それが残念なことにドクター・ゲロは生き残り研究を続けていたんです。何のためだ？例によって世界征服が目的か？よくは分かりませんが、少なくしかし究極の殺人マシンとして作られた二人の人造人間は、つまり ただ殺戮と破壊だけを頼む相手は2人。1対1でも僕は待てよ。お、お、お目の味方いません。20年後に戦士は僕1人しか残っていないんです。え、じゃ ragazzi, la storia di Trunks del futuro è una delle più strappalacrime, veramente da lacrime virili quella. 3年後の戦いであそこにいる父もクリリンさんも Piccolo-sanmo, Hokano-minasanmo. Vabbè, che Krilli venga ucciso, diciamo tutti. Karoujite Gohan-sanmo boku ni tatakai o oshiete kureta ato 4 mai ni. Già. Anata mo shitte orareru youni Piccolo-san ga shinde Dragon Ball mo nakunatte shimai dare mo ikikaeru koto ga dekinaku natte shimattan desu. Nengetsu o kake tanoshimi nagara inochi o ubatte iku jinzou ningen no seide mirai no seide tsuyosugiru. 強すぎるんですよ、奴ら。待てよ、オラ、オラもやられちまったんか? Ma io non vorrei sapere come morirò, ragazzi. Perché Goku gli fai sta domanda? Ovvio te lo dirà, però. Anatawa, tatakatte nai. Ima kara mamonaku, virus sei no shinzou. Metta no, senzu mo byouki ni wa kikusso. Shinjimanko. Kuyashii na. Goku, dimmelo a me. Tatakaenai no ga zannen nan desu ka? Kyoufu wa nai no desu ka? Soria koei kendo yo. Sugei tsuei yatsura nan daro? Ya. Naruhodo. Anata wa yahari honmono no Saiyajin no senshi da. Shoujou ga arabareta ra kore o nonde kudasai. Yak 20 nen go ni wa tokkou yaku ga aru n desu. Kono kusu. Honto ka? 本当はこういうことはまずいんです。歴史を変えてしまうことになって、母さんもあなたなら必ず何とかしてくださると信じて、やっと。おめの母ちゃん。はい、よく。そういや、さっきタイムマシン作ったって。
まさか。はい、あそこにいる。Sembrava Yaozi. Bulma ga. Ruf. Ima no ga ichiban odoraita. Aitsu zettei Yamcha to kutsuku to omotteta ni. Yori niyotte ano Vegeta to. Ano kono koto wa tokuni Zeta o suru to boku wa sonzai so. Dewa boku wa sorosoro moto no jitai ni kaerimasu. Mata ai ka?タイムマシンの往復分のエネルギーを得るにはかなりの時間が必要。もし生きていられたら生きろよ。いい目標ができた。こっちも。Boom! Trunks del futuro. Tra l'altro è un emblema argentato. Oddio, fortissimo. 13 nella comunità Z. Io ragazzi ho delle perplessità, ok? Perché scusate, è vero che Junior è morto, quindi non hanno potuto prendere Sfere del Drago, ma il fatto che tutti i Namekiani siano tornati su Namek ha ripristinato, anche se è morto il saggio, ha ripristinato le sfere del drago, no? Perché in caso bastava fare una navetta, se ne andavano su Namek, esprimevano un desiderio. Preparazione all'arrivo degli androidi. Ecco, probabilmente ragazzi, tutto questo lo possiamo saltare, possiamo aspettare direttamente l'arrivo degli androidi. さすがに誰もがショックの色を隠せなかったよう3年後に現れるという恐ろしい歴史に逆らいその殺人マシンとの戦いにまさかレッドリボン軍の名前を今になって聞くなんてな。しかし奴が未来から来ていたとは。オラも驚いたけど。でもカカロット。教えろ、貴様ナメック星でどうやって生き残った。そうだ、俺たちずっと心配してたんだぞ。ああ、ほらもうあん時ダメかと思ったんだけど。そうか、ギニュー特戦隊、やつらの乗ってきた船だ。そいつ乗って脱出したら勝手にヤードラギニューたちはヤードラットを攻めていた。そこに着くようインプットされていたんだ。なるほど、その妙な服はヤードラット人のものだ。ああ、仲良くなってさもらったんだ。ora のはボロボロだったし。ragazzi però parliamo di vestiti brutti, quello di Goku è brutto, ma vogliamo parlare della maglietta di Vegeta, quei pantaloni gialli. ヤドラットに行ってただ帰っては来るまい。やつらは力はないが不思議な術を使う。そいつを習ってやがったな。へへ、あったり。時間がなくて教えてもらった技、瞬間移動。つっても移動するには場所じゃなくて人の気を感じ取る必要があるんだ。そこがちょっと欠点かな。いや十分だろう。あんた今やもう何でもありね。よし、ではみんな3年後に現地で集合しよう。3年後の5月12日午前10時頃、1時間前午前9時にでもその島に着けばよかろう。Puntuali, mi raccomando. Itteokuna, jishin no nai yatsu wa kuru na. Ashidematoi nai yatsu wa irarecha kanawan kara na. Kakarotto, super saiyajin ni natta kara tte ii ki ni naru na. Kono ore wa saiyajin number one wa ore. Ragazzi, è molto tardi, è quasi l'una di notte e io sto per affrontare una delle missioni più stupide dell'allenamento, perché ho fatto l'allenamento con Vegeta che si è fatto costruire la stanza a gravità per diventare sempre più forte da Bulma, quindi è da lì che inizierà la loro relazione, ma adesso se avete vissuto Dragon Ball state per rivivere una delle puntate secondo me più stupide e belle, però nello stesso tempo nemmeno Piccolo ce l'ha, ovviamente la patente, quando Goku e Junior vanno a prendere la patente. Tra l'altro Gigi, cioè, non ha proprio nessun senso tutto questo, perché cioè perché deve prendere la patente Goku che vola? Che ci fa con la macchina? Forse questo ragazzi era un episodio filler dell'anime. Cioè, e come vi ho già detto, ve lo voglio mostrare per mostrarvi anche com'è il gameplay, com'è il gioco, perché noi stiamo vivendo la storia, come vi ho detto all'inizio del video, però c'è anche tutto questo. Stiamo per fare. Vai Goku!
Dobbiamo vincere, ragazzi. Ok, GTA. Non possiamo farci fregare da Junior. Sì, sicurezza. Ragazzi, voi andatevi a recuperare su YouTube questa puntata che fa troppo ridere. Ma io posso fare così, tipo? Ma sì che posso. Cioè, ragazzi, subito a rubare, a rubacchiare. Ma ultra istinto. Passa in mezzo. Gli mancava solo un giorno alla pensione, bello. No, Ah, ma si danneggia la macchina. Vabbè, fa il fumo. もう一度勝負だ。ちょっと待ってください。免許は勝負じゃありません。安全に車を運転するためのものです。そんなことはどうでもいい。俺は孫に負けたことが気に食わんのだ。へへ。俺もようやく慣れてきたとこだ。望むところだ。 Che esempi. Vabbè, ma noi siamo i salvatori della terra, cioè ci potete pure lasciare. No! Cosa? Mirai kara kita Trunks ga tsugete ita yakusoku no hi. Yakusoku no basho ni atsumatta senshi tachi o saisho ni mukaetano wa. Giustamente, ragazzi, Bulma va nel luogo più pericoloso della Terra in quel momento, visto che arrivano con gli androidi e ovviamente ci si porta il neonato. Bulma ga dakikakaeteita hitori no mishiranu akanbou datta. Akanbou no na wa Trunks. Vegeta to Bulma no aida ni umareta kodomo de aru. Quindi è diventata ufficialmente una MILF. Sono koto o shitte ita Goku igai no minna wa 赤ん坊に驚いていたが、人造人間がそして悟空たちが警戒する中、突然町の方から火の手が上がったのである。ブルタモルテヤンコ。エコリ。ヤムちゃん。ランドロイドミステリオーソ。クリ、ヤムちゃんまだ生きてる。 先祖、さっきんとこに置いてきちまったから連れて行って食べさせてくれ。わかった。貴様らが人造人間か。不思議だ。なぜ我々が人造人間だと分かったのだ。それにここに現れることも分かっていたようだな。さあな、力ずくで聞き出してみたらどうだ。そうしよう。待て、 ここじゃ犠牲がでかい。おめらもいいな。誰もいない場所へか。Sì, ovvio ragazzi, perché loro avevano raccolto tutti i dati dei dei vari guerrieri Z, ma non hanno i dati relativi a quello che è successo su Namek. Ora tachi no koto shitten da. Ii daro, oshiete yaru. Son Goku. Kisama o zutto teisatsu shite ita no da. Tenkaichi budokai no toki mo, Piccolo ya Vegeta to no tatakai no toki mo, キサマが我がレッドリボン軍を滅ぼした以後いかにすればそん。ほらへの恨みか。そうだ。貴様のせいでレッドリボン軍世界制圧の夢をドクターゲロだけが残った。まるで貴様自身がドクターゲロのような言い方だな。バカを言うな。私はドクターゲロの作り上げた人造人間20号だ。ドクターゲロは死んで なるほど。だがナメク星での戦いもそんな必要はない。ベジータたちとの戦いまでで貴様の顔は一番肝心なことを調べ忘れちまったらしいな。何？致命的だったな。スーパーサイヤ人のことを知らなかった。ほう。 だが我々が慌てる19号でも十分に。 あ、そう。
Beh, diciamo che avevano proprio l'asso nella manica, in questo caso nella mano, perché e questo tipo di androidi, insomma, avevano questa cosa che potevano assorbire i colpi d'aura, no? Chiamiamolo così, l'energia sprigionata, come poteva essere una Kamehameha, robe varie. E questo effettivamente era OP, lì per lì, no? Pensandoci bene. Solo che gli altri androidi avevano proprio una forma diversa. No, no, mi devo riprendere. Comunque ho capito, ragazzi, che se sono Super Saiyan, l'unico modo per tornare normale è quello di finire l'aura. Quindi quella barra che vedete celeste lì in basso. Oh, questo, ragazzi, ho cominciato a imparare a padroneggiare. No, dai, ho detto che ero... volevo farvi vedere le super combo, invece niente. Questo parlo io, ragazzi, prima di operarmi, quando facevo le scale. Son Goku wa nazeka ka shoubu o asette iru. Sude ni zenryoku ni chikai tobashikata da. Sore nano ni ano zama wa nan da? Kyushu shita. Son, kikouha no tagui wa utsu da. Koitsu ra te kara ki wo sui toru zo. Basta avvistarli come l'uva vecchia maniera, ragazzi. Lasciarli benvenino. Sì, che sto più, sta più in forma con mezzo cuore che te. Buongiorno, ragazzi. まだ発症していなかったはずだ。くそ、まさかこんな最悪のタイミングで発症するとは。苦し、どうしちまったんだ。俺の体。いや。あ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 。
カカロットを倒すのはこの俺の役だ。貴様らガラクタ人形の出る幕じゃねえ。ベジータ。Con tutti i fagioli che si è mangiato Yanko, porco due, raga, fa una scureggia. La sentono pure su Namek. Goku. Che fagioli puzzano di più. Doyara mirai kara kita yatsu ga itteita. Shinzō byō o hasshō shita rashii. Sonna. Dare ka koitsu o ie ni tsurete itte, ano toki uketotta kusuri o nomasete koi. È vero ragazzi che la medicina. Nasakenai ga ore ga ichiban yaku ni tatsu ni nai kara na. Fa l'infermiere che è meglio. Fa il barellista. È vero ragazzi che la medicina si dà quando c'è il problema, quella è una cura, no? Quella che gli ha dato. Quindi non è tavo ti prendi prima. Vegeta o shimatsu sasete kudasai. Però porca miseria, ci è andato tre anni prima e dice, oh, tra tre anni, sto giorno, te senti male? Che sarà? Che sarà? Kisamara wa uwasa hodo tondemo nai tama ja nasasou da. Sou ka na? Kisama no sento data wa tsudeni shiritsuki shite iru no da zo? Non tutte, C19. Keisan dake de wakaru mon ja nai. Ore tachi saiyajin wa na. Non tutte. 知りたいもんだ. 人造人間でも恐怖に怯えるのかどうか. Vegeta-san-mo Super Saiyajin-ni. 俺はただひたすら強くなることを願い 特訓を繰り返した. そしてある時 俺は自分の限界に気づいた. その自分への怒りで突然目覚めたんだ。スーパーサイヤ人がな。何に変化したところで、所詮我々人造人間にはかなうものではない。Beh, in realtà la trasformazione をすぐに凍りつかせてやる。
Sì, è molto più figa nel cartone. 800.000, un cuore di ira, colmo di rabbia, che l'ho fatto trasformare in Super Saiyan. No, scusate, C-19. C-19 è uno dei pochi boss, tra virgolette, che poi da qui in poi Vegeta sconfiggerà, perché poi per il resto non fa più niente Vegeta. Assaggiamo la potenza di Vegeta, ragazzi. Ovviamente io vorrei fare anche le mosse d'energia. Tanto, cioè, diciamo che è un dettaglio nel gioco, non si... possiamo far tutto. Un Garlic Gun. Vabbè, è fortissimo, ragazzi. È fortissimo. Però dobbiamo stare molto attenti a non perdere quella barra blu. Sto facendo tutte le mosse che non dovrei fare contro i Cyborg. Però solo contro di questi, ragazzi. È meglio che gli altri erano più potenti. Mi pare che ci avessi... c'hanno il nucleo, no? C'è un nucleo tipo di potenza infinita. Che poi, in teoria, C-17 e C-18 dovevano essere tipo due ladri fratelli, che poi il Dottor Gero ha trasformato negli androidi. Guarda quanto è figo, porca miseria, però, eh. Questo mo' mi becca. Ah no, me le sta rubando. Me le stava ciucciando, avete visto? Ma non so se si è ripresa pure l'energia, non ci ho fatto caso. Sblocchiamoci al massimo. Questo è puro odio. Questa è pura frustrazione. Che poi tra l'altro, ragazzi, voi non l'avete visto, ma io mi sono allenato tantissimo. Ho fatto tutto l'allenamento con Vegeta. Guardalo, vedi, vedete, ragazzi, mi fa tutte queste mosse in più. No. No, non si riprende l'energia, almeno quello. Così. Bellissimo come lo fa fuori. E da qui, ragazzi, possiamo utilizzare il Big Bang Attack.